Ciao ciao a tutte, eccoci qua, nuovo tutorial per queste scarpettine molto carine, facili, veramente facili. E anzi, con queste scarpette devo dire che c'è questo il tutorial per questo punto che è delizioso, che andrebbe bene anche per una copertina, penso. Mentre lo facevo mi veniva in mente. Allora, sono fatte con i ferri lineari, non con i ferri circolari, e quindi molto facili. Sinceramente è tutta maglia rasata, legaccio e maglia rasata con questo punto fantasia, facilissimo. Ok, le misure, se rispettate sia i ferri che sono, mi sembra, non mi ricordo, mi sembra un 3,5 forse, vabbè, comunque ve lo dico durante il tutorial, e rispettate anche il 4 forse, e rispettate anche la grandezza del filato. Le misure sono perfette per una misura 37, 38, forse anche 39. Vi lascio al tutorial. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella, lo dico sempre, e soprattutto commenti e like, sono felicissima. Ciao ciao. Nuovo tutorial eseguito con questo tipo di filato. Questo qua è un filato praticamente che si trova con più nomi, ma praticamente poi è sempre uguale. Lavorabile con dai 3 al 4, io lo lavorerò con il 4 se non sbaglio, sì, con i ferri lineari. Allora, è molto facile, non guardate, è molto carino anche questo qui. Io penso questo punto anche per una copertina ideale, perché è un punto 3D molto bello. Parliamo della misura delle scarpe. Allora, io ho la mia, questa qua. Qui ci sono tutte le misure, vedete? Queste scarpine qua sono di circa 22-23 centimetri come misura, e siccome bisogna sempre togliere un 10% circa, è un 37 più o meno come misura. Se volete qualche in più, farlo un pochino più grande, perché questo è elastico, quindi diciamo che arriva anche fino al 39, perché la lana è elastica. Quindi non è che è lì proprio precisa. Allora, se la volete fare un pochino più grande, diciamo questa è un 37, volete fare un 38-39, mettete qualche maglia in più, che adesso vi dico. Allora, io ho montato 40 maglie. Se volete fare più grande, l'importante è che montate delle maglie che siano pari. Quindi io ho montato 40 maglie, voi montatene 42 o 44, per farla un po' più grande. Questo ve lo dovete regolare voi. Calcolate che una, diciamo, due maglie sono queste qui, questa lavorazione, quindi aumenterebbe di qualche centimetro. Adesso però ve lo voglio dire. Dunque, questo qua è 1 centimetro, vedete? Quindi se la volete fare un pochino più grande, montatene magari due, quattro maglie, due di questi intendo. Ok, un punto fantasia molto carino, molto facile. Allora, montiamo 40 maglie. Io vi consiglio di utilizzare due colori, quello più scuro magari mettetelo sotto, altrimenti quando uno cammina poi il bianco si sporca con facilità. Allora, iniziamo montando 40 maglie sul ferro lineare, tanto useremo solo questi, e montatele come le sapete montare. Io vi metto sotto al link, sotto alla lavorazione, vi metto alla fine del video, vi metto la foto di questo qui, ma vi metto anche il link per poterlo scaricare, questo qua, e vi metto il link anche per le misure delle scarpe, questa tabella, vi metto il link sempre sotto questo tutorial. Allora, chi può scaricare i miei link? Li possono scaricare le abbonate. Le abbonate possono scaricare i link tranquillamente. Per le altre, chiaramente, possono consultare gratuitamente sul mio canale e anche la tabella. Cioè, sta proprio una playlist tabelle, quindi trovate tutte le tabelle esistenti. E invece, per quanto riguarda come si dice, i miei appunti, trovate la foto alla fine del video, quindi alla fine di questo tutorial troverete, per magari fate un blocco immagine e lo potete guardare.
Allora, montiamo 40 maglie, come le sapete montare, lasciando magari qua un po' di filato perché per cucire, però insomma montiamo, io ne monto sempre in questo modo, voi montatele come sapete fare, eh? Ecco, vedete, 2, 3 e così via, montate 40 maglie. Finito il montaggio dei ferri. Allora, come dico sempre, io adesso non so se già ne avevo parlato, che vi lascio questo mio. Sì, già l'avevo detto. Sì, scusate. Ok, allora proseguo così, come se non avessi detto niente. Allora, la prima la lavoriamo al dritto, poi non la lavoreremo più, ma la passiamo sempre al dritto, mentre questo ferro lo lavoriamo a rovescio, tutto il ferro a rovescio. Tutto qua, ci vediamo alla fine del ferro per farvi vedere come si lavora il punto fantasia, ok? Ci vediamo tra un po'. Così iniziamo il punto fantasia. Allora, iniziamo quindi il punto fantasia, molto facile, e vi faccio vedere, vedete, è alternato. Questo è così e poi invece questo viene alternato, molto facile. Quindi faremo insieme questi quattro giri praticamente. Uno è il punto fantasia, poi tornando indietro si va al rovescio, di nuovo punto fantasia, questa volta alternato, e ancora poi il rovescio. Allora, abbiamo detto la prima maglia non la lavoriamo e la passiamo. Andiamo tra le due, vedete, una e due, in mezzo qua, proprio in mezzo, andiamo a passare come se dovessimo lavorare la maglia, ma il punto lo tiriamo un pochino, così, non molto. Mentre quello che invece dobbiamo lasciare a lento è questo gettato, che lasceremo un pochino più lento del normale. E poi lavoreremo queste due maglie al dritto. Ecco qua. A questo punto andiamo a prendere il gettato e l'altro, ecco perché dicevo doveva stare lento, e l'altro, ecco, quei due che stanno di là, e li passiamo da quest'altra parte, in questo modo. Non è difficile, eh? Mo vi faccio vedere, lascerò più lento il gettato. Allora, questo lo passiamo così, tiriamo un pochino. Il gettato lo lasceremo un pochino più lento e lavoreremo queste due maglie al dritto. A questo punto andremo tra il gettato e le due maglie e andiamo a prendere quest'altre due così. Già. Questo è come quando lavoravo ai computer, no? Quando io lavoravo ai computer, il computer mi chiamavano che il computer non funzionava. Come arrivavo io funzionava subito. E così, ecco, l'ho prese, eccole qua. E si passa. Di nuovo vi faccio vedere. Vi faccio vedere così. Passerò questa e la lascerò lenta. Ho detto la lascio lenta, non la tiro, lavorerò quest'altre due al dritto, ritorno in mezzo qua, vedete qua, e passo, oh, adesso sono stata brava, e le passo così, poi ci si prende la mano e tutto scorre, eh? Di nuovo le due maglie, lavoriamo, tiriamo fuori un pochino questo. Passiamo il gettato, lo lasciamo un pochino lento in maniera tale che siamo più bravi a tirarlo fuori. Ecco, e accavalliamo gettato e l'altro filato sopra alle due maglie che abbiamo lavorato. Questo è il nostro punto fantasia, che lo faremo per tutto il ferro. Ve lo faccio rivedere. Io penso che questo punto 3D è ottimo anche per fare le copertine, eh? Molto bello come punto. Passo così, do un gettato un pochino lento, lavoro queste due maglie, una al dritto ovviamente, ripasso il ferro, vedete, tra questo
questa maglia che abbiamo allungato e gettato, le prendo e le accavallo sopra alle due maglie che abbiamo lavorato al dritto. Tutto qua. Adesso faccio questo ferro e ci rivediamo. Ed ecco qua che ho fatto il mio punto fantasia. Guardate, è bello, molto carino. Peccato che non è double fast. Non è reversibile. Allora, l'ultima maglia l'ho lavorata al rovescio, la prima la passo al dritto. Qui sarà la stessa cosa. La prima la passiamo al dritto senza lavorare e poi faremo tutto il ferro al rovescio. Lavoreremo questo ferro tutto a rovescio. Ci vediamo appena avrò finito. Finito anche il secondo giro. Vedete, secondo. Tutto a rovescio, sarebbe il terzo giro, però vabbè, comunque è tutto a rovescio. Ok, andiamo avanti con il punto fantasia. A questo punto dobbiamo fare sfalsare, quindi lavoreremo la prima, la passiamo senza lavorare, ma lavoriamo anche la seconda al dritto. Adesso andiamo a rifare il punto fantasia. Tra queste due maglie, vedete, proprio sopra all'altro, così ricominciamo lo stesso, ecco qua, in questa maniera. Passiamo il gettato mantenendolo lento e lavoriamo le due maglie al dritto. Riprendiamo il gettato insieme alla maglia che avevamo allungato, la ripassiamo sopra, vedete, così, e abbiamo fatto, praticamente riprendiamo ancora il punto fantasia in questa maniera. Passiamo, allunghiamo, facciamo il gettato lasciandolo lento, lavoriamo le due maglie al dritto e riprendiamo le due maglie, sia il gettato che quella che abbiamo allungato, e le accavalliamo sopra le due maglie che abbiamo lavorato. Questi quattro ferri, cioè rovescio, lavorazione appunto fantasia, rovescio e lavorazione appunto fantasia alternati, li dobbiamo ripetere per questa altezza. Adesso vi dico quant'è. Credo che siano 8 centimetri, 6 centimetri, l'ho scritto pure qua da qualche parte. Sì, appunto fantasia per 6-7 centimetri. Se la volete un pochino più alta, magari la fate da 7 centimetri. Ok, quindi ci vediamo, vedete come sono alternati? Ricordatevi, un ferro al rovescio, un ferro al punto fantasia, un ferro al rovescio, un punto fantasia. Alternando, facciamo due maglie all'inizio, cioè passiamo il vivagno senza lavorare e una maglia al dritto e poi faremo il punto fantasia. Ok, ci rivediamo quando avrò finito tutti e sei i centimetri. Ed ecco qui ho fatto anche la seconda riga del punto fantasia. Adesso, ovviamente, anche qua sono rimaste due maglie, quindi la prima la lavorerò al dritto. E la seconda, l'ultima, sempre a rovescio perché è il nostro vivagno. Ok, quindi alterniamoci con questi quattro ferri fino a che non saranno questi 6 centimetri. A me mi sono venute 6 disegnini. Vedete voi quanti ve ne vengono. Ci vediamo alla fine. Ed ecco qui, ho finito di fare questa parte. Vedete? Aspettate che magari allontano un po'. Ecco. Questa parte qui ho finito e adesso iniziamo a fare, diciamo così, la soletta. Quindi che facciamo? Io sono questi qui in centimetri, ve lo dico così magari è meglio, sono circa 6 centimetri e mezzo. Allora, adesso cambiamo colore qua e andiamo a lavorare tutto il dritto, quindi appunto legaccio per almeno 8 centimetri. Allora, intanto qui blocchiamo la situazione e andiamo a lavorare tutto al dritto. Quindi
punto legaccio, oddio, qui è saltata una maglia, eccola, che riprendiamo subito, ok, ecco fatto. Allora, tutto il dritto, adesso vi dico anche, tutto adesso, allora, qui è inutile che vi faccio vedere come si lavora il dritto. Allora, vedete, punto legaccio per 8 cm circa. Quindi, è tutto qua. Quando poi avremo fatto i nostri 8 cm, che adesso vi dico, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 binarietti, quindi saranno 30 giri se sono 15 binarietti, quindi ci rivediamo e dobbiamo stare dalla parte del dritto, ok? Ci rivediamo e stiamo dalla parte del dritto. Finisco di fare questi 8 cm e sono da voi. Ho raggiunto i miei 8 cm e sono dalla parte del dritto, che è ben riconoscibile dalla parte questa qui. Adesso andremo a fare un ferro zero, chiamiamolo così, che siamo sul dritto del lavoro, facciamo un ferro zero e lo lavoriamo, aspettate, cambiare filato e fare un giro al dritto. Quindi cambiamo filato, ecco, meno male che me lo so scritto, se no mi vengono due scarpe, una diversa dall'altra. Allora, cambiamo filato, siamo sul dritto e andiamo a fare un ferro al dritto. Quindi, qua, poi lo togliamo, questa, vabbè, la lavoriamo, altrimenti non viene bene. Ecco, ci agganciamo così, questa la passiamo doppia e poi andiamo avanti così. Quindi, lavoriamo questo ferro al dritto, ci rivediamo alla fine. Ed ecco qua. Adesso, per ritornare sul dritto del lavoro e ricominciare a fare il disegno, dobbiamo per forza fare un ferro rovescio. Quindi facciamo un ferro rovescio e poi inizieremo di nuovo a fare l'altra parte del punto fantasia. Quindi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri, ovviamente, e ci rivediamo alla fine dei 6 giri per chiudere il lavoro e finire insieme le scarpette. Ed ecco qua, come potete vedere, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e anche qui sono 6. Adesso che cosa faremo? Adesso andremo a chiudere, invece di fare il rovescio del lavoro, come per finire il punto fantasia, andiamo a chiudere qua. E poi cuciamo le scarpine come deve essere fatto, vi faccio vedere, ok? Quindi chiudiamo e poi ci rivediamo. Ed eccoci qua, abbiamo finito, ho finito di fare tutto questo lenzuolino. Adesso lo pieghiamo così dalla parte del dritto, come vedete, qui c'è il dritto anche di qua. Ho lasciato queste due godine che ci serviranno per cucire e vi faccio vedere come, ma voi cucite come sapete meglio cucire. Allora, vedete, qui abbiamo questi io non so mai come chiamarli, sembrano spighette queste qua. Noi dobbiamo andare a prendere una spighetta, la parte di qua, vedete, questa con questa, ecco qui. Di nuovo questa, non so se si vede bene, vedete, questa qui fuori con quest'altra fuori, e chiudiamo così anche due volte, potete ripassare, non è detto che ci deve passare una volta sola, o se, e andiamo chiaramente a cucire fino al fine del colore. Quindi cuciamo fino a qui. Adesso abbiamo cucito praticamente qua, ecco qui, vedete, questa parte. Adesso andiamo a cucire la parte in fondo, questa del calcagno. In che maniera? Allora, la cucitura è sempre la stessa, quindi prendiamo adesso, ecco, questo,
così, però non la cuciamo tutta, non arriviamo fino in fondo, ma fino, diciamo, a metà, ecco, della lavorazione. Ok, una volta arrivata a metà, facciamo così, vedete, 1, 2, 3, una volta dentro, una volta fuori, da fuori, lo prendiamo, questo da fuori, questo da dentro, questo da fuori, questo da dentro e questo così. E adesso andiamo a tirare, tiriamo, facciamo un cerchietto, vedete? Viene fuori un, ecco, adesso dal rovescio andiamo a finire di bloccare, altrimenti mai, magari quando uno poi cammina, sì, ecco, lo fermiamo. Adesso andiamo a fare l'altra parte che è un po' diversa. Ecco. Andiamo a fare quest'altra parte che invece è un po' diversa. Aspettate che prendo il filo e ci riuniamo. Andiamo adesso a cucire quest'altra parte. A cucire veramente dobbiamo fare un'infilzettatura così. Vedete? Come abbiamo fatto anche dall'altra parte, in maniera tale che poi andiamo a stringere, ecco, solo la parte esterna della maglia, non la parte interna, altrimenti non viene bene. Così. Ecco, finito, siamo arrivati in fondo. Adesso tiriamo questo, ecco qua, vedete? Tiriamo bene, magari facciamo un nodino e continuiamo a tirare, deve essere bello arricciato, ecco qua. E andiamo poi a fermarci. Ecco. Qui e qui e tiriamo bene così. Okay. Una volta tirato bene anche quest'altra, ecco, andiamo qui a fermare la lavorazione. Ok. Questo possiamo fare anche un nodino, tanto poi rimane interno e tagliamo il filo. Ok. Adesso dobbiamo andare a fare la parte questa e questa qua anche. Allora, prendiamo nuovamente il filo bianco. Ecco. Questa volta invece da iniziare da qui, inizieremo da qua. Ultimino che prendo un marcapunti e il centimetro. Allora, dobbiamo intanto, oddio, andare a misurare da qui a qui 11 centimetri. Ecco qua. Perché questa parte qua, vedete? Questa parte qui. Diciamo il collo del piede. Ok. Adesso andiamo a prendere il nostro filo. E andiamo a cucire anche qui come abbiamo fatto prima, però qui pure dobbiamo arricciare,
quindi teniamo questo bene, prendiamo sempre la parte esterna della maglia, ecco, questa qui, mentre prima andavamo proprio magari tipo cucire, adesso è un po' più un'infilzettatura, perché, così. Modo. Ecco qua, siamo arrivati in cima. Ecco. Adesso, tenendo anche questo per non farlo sfuggire, tiriamo qua, vedete come si riccia? Questo non deve sfuggire però. Possiamo anche tirare da quest'altra parte, poi lo fermiamo. Ecco qua. Vedete, abbiamo questa ricciatura qui che andiamo poi a fermare anche questa, così. Ecco. E adesso cuciamo qui. Dobbiamo andare a cucire. Quindi, fate come sapete meglio cucire, eh? E cuciamo tutto fino ovviamente al marcapunti, in questo modo. Quindi vedete, adesso magari lo tiriamo un altro po', poi fermiamo questa codina qui. Ecco, allora cuciamo tutto fino in fondo, fino ad arrivare al marcapunti, e ci rivediamo. Ho finito, vedete, di cucire anche. Ho finito fino qui, ho lasciato questi 11 centimetri aperti, potete anche farne 10, questa è una cosa vostra, vi consiglio magari farne 10 se la fate un pochino più alta. Ho attaccato questa cosina così, che è sempre carina da mettere, che è stato fatto a mano con un cuoricino, ed ecco qua, come vedete la scarpina è finita, è una misura 37-38 più o meno, poi questa cede penso anche un 39 vada benissimo. Ok, grazie per aver visto il mio tutorial fino alla fine, questo io lo dico sempre, spero che nel frattempo vi siate iscritti, e se non l'avete fatto fatelo adesso, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella, che sarete sempre avvisate non appena io inserisco dei nuovi tutorial. E che altro dire, se ma niente, basta. Allora, ripeto, troverete in fondo al video, dopo questa parte qua, trovate la foto di questo mio di questi miei appunti. Se invece volete scaricarla, trovate il link sotto nella descrizione e potete cliccare sul link e scaricare direttamente in formato JPEG, ma solamente le abbonate possono scaricare, le altre lo guarderanno così online. Vi lascio, ciao a tutte e grazie ancora.